varie scelte come mangiare, e quindi non dovremo mangiare. Sarà nelle buone mani dell'istituto sicuramente. Se ne ha bisogno di qualche altro non esito a chiedermelo, non ci sono problemi. Ne ho un altro in macchina. Sì, perché io indirettamente, siccome sono la coordinatrice di corso di lingua, ho assegno anche delle borse di studio che in Sicilia, dunque vi mando anche. in qualche modo. Come insegnato? Allora, che bella questa, io e tu in macchina saremo qua. Come sta? Bene, lei? Beh, no, lei. Franco, abbiamo deciso già che Franco... Va bene, io... Dottor Sabatello. Ciao, vedi, sono Sabatello, sono un po' anche questo è il mio libro. Scusa, mi è successo questo, che chiede un po' di più. Scusa, ho visto che era la stessa cosa. Allora Rovino, è una mano del bello, poi dopo che vedete la presentazione avrete tutto chiarissimo. Allora qual è il bello? Ora loro fanno che cosa da dire. Con la stessa foto poi la presento nella storia perché ci sta pure la storia. Sì, o quasi. Cioè io proprio no. Ma perché? Ah, festeggiato. Bravo. Buonasera, sono la professoressa Barbara Celli e a nome della dottoressa Piedini e dei miei collaboratori vi diamo il benvenuto a tutti qui nei locali dell'Istituto Italiano di Cultura di Montreal. Questa sera sarà presentato il libro dello scrittore Gaetano Sabatelli intitolato I siciliani. La presentazione sarà curata da 4 studenti siciliani, ecco, e fa parte di un progetto più vasto intitolato I giovani e la valorizzazione della cultura siciliana nel mondo di oggi, realizzato dal comune di Santa Lucia del Melo in collaborazione con l'associazione messinese di Montreal ed è stato finanziato dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, servizio immigrazione ed immigrazione. Ora passo la parola al capo della delegazione italiana, la dottoressa Giuseppina Merulla, assessore alle politiche giovanili, che illustrerà brevemente il progetto. Buonasera. Voi tutti. A questo evento che conclude il nostro progetto già preannunciato dalla dottoressa I giovani e la valorizzazione della cultura siciliana nel mondo di oggi. Porto voi tutti il saluto della nostra comunità e del sindaco Antonino Campo. Questa sera presenteremo il libro di Gaetano Sabatelli. È un grande onore avere questa presentazione qui questa sera, essere ospiti dell'Istituto Italiano di Cultura Montreal. Una targa ricordo alla dottoressa che poi consegnerà a sua volta la dottoressa. Cinque giovani di Santa Lucia del Mela e 5 ragazzi canadesi. Abbiamo già avviato il progetto nel Gaetano Sabatelli, è uno scambio
molto interessante, le cui premesse sono state poste l'anno scorso in occasione della firma del patto di amicizia tra il comune di Santa Lucia del Mela e l'arrondissement de La Salle, in collaborazione con l'associazione messinese di Montreal, che si è rivelato un partner insostituibile ed eccezionale, e per esso la presidente dell'associazione Maria Donato è qui al mio fianco, e il vicepresidente culturale è il signor Franco Mendoria. Quindi passo la parola a Maria Donato per un saluto. Siamo di cultura per averci accolti qui oggi insieme a tutta la delegazione che sono arrivate direttamente dalla Sicilia e precisamente da Santa Lucia del Mela. Per questo interessante progetto, il tema è i giovani, la valorizzazione della cultura siciliana nel mondo di oggi. Siamo felicissimi e onorati di averli avuti a Montreal. Tutta la delegazione sono delle persone simpaticissime, ben preparate, e sicuramente giovedì, quando andranno via, sentiamo la loro mancanza. Ringrazio la Regione Sicilia e il suo rappresentante, il dottor Vincenzo Lapata, il Comune di Santa Lucia del Mela, il sindaco Antonino Campo, il comune per questa occasione è rappresentato dai due assessori, Angelo Letizia e Giuseppina Meroni, che grazie a lei che questo progetto è stato realizzato, insieme al vicepresidente culturale dell'associazione messinese, signor Franco Mendoria, con la collaborazione del Consiglio d'amministrazione. Le protagoniste del progetto, alle quali va un grande grazie, sono Ilenia Campo, Giulia Manna, Maria Rapazzo e Chiara Azzurro. Grazie all'impegno della professoressa Mariella Sclafani, che li ha ben preparati. Un grazie al maestro Antonio Merulle, che ci ha fatto divertire e ascoltare della bella musica tradizionale siciliana. E alla bravissima fotografa Serena Malfi. Oggi ci sarà l'ultima presentazione, e sarà altrettanto interessante, che il venerdì 29 all'Hotel de Ville e anche ieri sera al Centro Leonardo da Vinci. Abbiamo l'onore di avere giornalista, autore e scrittore che ci farà conoscere un po' la storia della nostra Sicilia. Io sono sicura che sarà molto interessante. Ringrazio tutti di essere qui. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie. Parte da consegnare. Signore e signori, buonasera. Portiamo a tutti un caldo saluto dalla Sicilia, che è nel nostro cuore e ci unisce tutti, anche se viviamo in luoghi così lontani. Ma le distanze spaziali e temporali possono essere facilmente annullate, oltre che dai moderni mezzi di comunicazione, anche, anzi soprattutto, dall'unità di intenti, dal legame con le radici, dalla consapevolezza di una identità di tradizioni e di cultura che ci accomunano. Questa sera parleremo proprio dell'identità siciliana, sfogliando le pagine di un libro dal titolo significativo, I Siciliani, dello scrittore e giornalista Gaetano Savatteri, che ringraziamo della sua presenza tra noi. Ringraziamo anche tutta la comunità dei messinesi in Canada e l'Istituto Italiano di Cultura che ci ospita. Gaetano Savatteri, nato a Milano da genitori originali di Racalmuto, in provincia di Agrigento, si è dedicato fin da giovanissimo al giornalismo. Ha lavorato prima al Giornale di Sicilia, successivamente si è trasferito a Roma, dove oggi svolge la professione di giornalista per il TG5. È anche autore di una vasta produzione di romanzi e saggi, tra i quali ricordiamo I ragazzi di Ragalpetra, Uno per tutti, La volata di Calò, Gli uomini che non si voltano, L'attentatuni, Storia di sbirri e di mafiosi,
La ferita di Wyszynski, i siciliani. Tutti i libri dai quali traspare il rapporto speciale che lega l'autore alla nostra isola, di cui egli ha saputo cogliere le innumerevoli sfaccettature con rigore documentario, ma anche con ironia e commozione. La molteplicità di popoli e civiltà che l'hanno attraversata, lasciando ognuno una particolare eredità. Questi elementi, fondendosi e intrecciandosi, hanno creato l'identità dei siciliani, un'identità che è difficile esplorare in tutti i suoi aspetti e di cui l'autore dichiara di aver voluto delineare solo una delle possibili geografie. Noi cercheremo di farvi entrare nelle pagine di questo interessante libro attraverso un mix di immagini, musica e brani dell'opera, senza pretendere di esaurirne tutte le componenti e soprattutto nella speranza di non tradire il messaggio e il significato. Mais surtout par le biais de l'unité d'intention, du lien avec ses propres racines, par la prise de conscience d'une identité des traditions et des cultures qui nous unissent. Ce soir, nous parlerons précisément de l'identité sicilienne à travers les pages d'un livre ayant un titre plutôt significatif, c'est-à-dire I Siciliani, de l'écrivain et journaliste Gaetano Savatelli, que nous remercions de sa présence ici, mais aussi avec humour et émotion. I Siciliani, publié en 2006, est un voyage fascinant à travers les multiples facettes d'un peuple complexe et multiforme. La Sicile est en fait une île plurielle pour la multitude des peuples et des civilisations qui l'ont traversée en laissant chacun un héritage particulier. Ces éléments avec, sans prétendre épuiser tous les composants, et en particulier dans l'espoir de ne pas trahir le message et le sens. Library distances can be easily conserved not only by the modern means of communication, but also and above all by the unity of intention, the link to our common roots, the awareness of the same identity of traditions and culture. This evening, we will talk just about the Sicilian identity, glancing through the pages of this book, significantly entitled I Siciliani by Gaetano Savatelli, writer and journalist, whom we would thank for his presence here. Mapping and weaving, these elements have created the Sicilian identity, a difficult identity to explore in all these aspects, and of which the author declares to have underlined only one among all possible geographies. We will try to get you to the pages of... Avrebbe però voglia di dubitarne, quando si pensa che al concetto di isola corrisponde solamente un grumo compatto di razza e di costumi, mentre qui tutto è mischiato, cangiante, contraddittorio, come nel più composito dei continenti. Forse la Sicilia, come isola, non esiste. Forse è altro da sé. Isola nomada, isola plurale. Questo racconto, che ne percorre l'intera ampiezza per disegnare una mappa di vicende umane storiche che restituiscono il senso di questa pluralità. Vitaliano Brancati descrive un'isola battuta da due venti opposti, uno che soffia dal nord e l'altro che arriva dal sud. Come questi due venti, una corrente alternata di pensiero attraversa la Sicilia, una europea, raffinata, in discesa, un'altra barbara, africana, in salita. Così come in un paese di frontiera si parlano le lingue dei popoli confinanti, in Sicilia si comprendono e parlano i due linguaggi più solenni della terra. Il linguaggio rapido e nervoso della civiltà raffinata è quello semplice e lento dell'umanità primitiva che nuda vive tra il deserto e la selva. Cominciamo dal primo aspetto dell'identità siciliana, la bizzarria, la stravaganza che caratterizza un gran numero di personaggi che hanno popolato la Sicilia nel corso dei secoli. Uno di questi è Giufà, lo sciocco a cui tutte le cose finiscono per andare bene. Un personaggio che viene probabilmente dal mondo arabo, come rivela anche il suo nome.
e che di volta in volta si rivela candido e sciocco, furbo e maldestro, astuto e malevolo. Ed ecco una delle più note storie di Giuffà. Una volta, prima di andare a messa, la madre di Giuffà gli disse: Giuffà, vado a messa, tirati la porta. Quando la madre uscì, Giuffà si mise a tirare la porta e lo fece con una tale forza che alla fine la scardinò. Allora si caricò la porta sulle spalle, raggiunse la madre in chiesa e gettandole la porta ai piedi disse: ecco, la porta bella e tirata. Giuffà prende le cose alla lettera, restituisce alle frasi e alle parole, cioè agli strumenti dell'impostura, il significato originario. Bersagli della sua idiozia sono spesso i rappresentanti dell'istituzione. È quasi sempre giovane, non ha un luogo di nascita né di residenza, è dappertutto e sempre altrove, e nei vari adattamenti interpreta lo scemo del villaggio più vicino, in una sorta di orgoglio paesano che addebita tutti i difetti, ma in primis quello della stupidità, al paese limitrofo, ma soprattutto al presente, laddove il candore può svelare l'impostura. Una risata seppellisce le menzogne, mentre Giuffà, con il suo sorriso troppo sciocco o troppo furbo, ripete in eterno i suoi candidi errori. Un altro personaggio stravagante è Francesco Gravina, principe di Palagonia, che fece costruire la famosa villa dei mostri a Bagheria, uno dei monumenti che più attraggono la curiosità dei visitatori provenienti da tutte le parti del mondo, per ammirare questo capolavoro della bizzarria. Statue deformi, sedie inservibili, specchi infiniti, incubi, popolano la villa dei mostri a Bagheria, opera unica e indecifrabile, germogliata dalla fantasia, o forse dalla follia, di Ferdinando Francesco Gravina, principe di Palagonia. Ma da che cosa nasce tanta stranezza? Forse da un profondo bisogno di ribellione. Un uomo come lui, oppresso dai titoli e dalla fama, non poteva rivoltarsi apertamente contro consuetudini, leggi, regole. Forse non voleva farlo, ma sentiva il bisogno di professare la sua eresia, la propria immensa e malinconica sfiducia verso gli uomini e verso Dio. E come farlo senza rischi? Trasformando la bestemmia in pazzia. E passando dalla stravaganza gratuita e intellettuale a una molto più drammatica e incisiva, ecco profilarsi il volto di un personaggio che sta a Vatteri e finisce un marziano a Palermo. È un eroe dei nostri giorni, un uomo dello Stato che si era messo in mente di piegare e sconfiggere la mafia attraverso un saldo sistema di norme, leggi, procedure, in grado di fronteggiare Cosa Nostra. Un uomo che a questo sogno, divenuto realtà, ha dedicato tutta la sua vita fino a morirne. Giovanni Falcone. Attento. Poteva sembrare freddo, addirittura glaciale. Poteva apparire scostante, duro, aspro. Ma la sua non è stata una vita facile. Per scelta, certo. E proprio per questo veniva rimproverato, a volte deriso. E chi gliel'ha fatto fare? Si chiedevano in molti. Nella Sicilia dove restai... Bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori. Chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ma io... Un siciliano che credeva nello Stato. Altra pazzia, ulteriore anomalia. Uomo dello Stato, in una terra che non ama lo Stato e che da esso si sente di volta in volta tradita o sfruttata. Ma di uno Stato di diritto, in cui regole e leggi avrebbero dovuto piegarsi e adattarsi alle esigenze della lotta contro il crimine. Falcone era un uomo di legge e con le leggi e i codici a sua disposizione costruì processi inattaccabili, nei quali individuò l'osmosi tra crimine e politica, che è propria soltanto della mafia. Un modello di antimafia non costruito sull'emergenza e sull'emozione,
ma su un saldo sistema di norme, procedure, mezzi e garanzie in grado di fronteggiare Cosa Nostra. Scrive Francesco Lalicata nella sua biografia di Falcone: abbiamo cercato Superman, ci siamo imbattuti in un uomo per bene. No, Giovanni non era Superman. Nessuna dote divina lo aveva baciato. Era un uomo normale, con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue euforie e le sue depressioni. Gli piaceva vincere, questo sì. Era allenato alla lotta. La sua qualità più evidente? Forse la capacità di soffrire, di sopportare molto più degli altri senza arrendersi mai. Basterebbe questo, nel luogo in cui tutti i giunchi si abbassano per far passare la piena, per avere conferma che a quella corda della pazzia appartenevano la tenacia e il rigore anomalo di Giovanni Falcone. No. Ricostruiva la storia di Peppino Impastato, un giovane di Cinisi, appartenente a una famiglia legata all'ambiente mafioso, che ebbe il coraggio, negli anni 70, di denunciare i crimini della mafia e di scegliere la via dell'impegno civile e politico, diventando un personaggio scomodo che la mafia non esitò ad eliminare, facendolo saltare in aria con un esplosivo. Peppino Impastato fu ucciso nel 1978, lo stesso giorno del delitto Moro. Oscurata dalla tragedia del film, a questa storia Savatteri dedica alcune delle pagine più toccanti del libro. Un film 1967 di Luigi Impastato, madre di Peppino Impastato, trovato morto all'alba del 9 maggio del 1978. Una madre che fin dall'inizio si schiera con il figlio, ma che non riesce a spezzare completamente la rete in cui è intrappolata, e anch'essa si spezza a metà. Una metà con il figlio, che ama e ammira, riceve di nascosto, difende dalle accuse urlate dal padre. È una metà sequestrata tra le mura domestiche, che una religione di immorale familismo vuole inviolabili. Dopo la morte del figlio, Felicia resta impressionata dalla partecipazione di giovani studenti ai suoi funerali. Si accorge che mentre alcuni parenti prendono le distanze, la vera famiglia di Giuseppe sono adesso i suoi compagni di partito, gli studenti, i ragazzi che non lo hanno mai conosciuto ma che lo difendono e gridano il suo nome nelle manifestazioni di piazza. Felicia sceglie di stare dalla parte di suo figlio Giuseppe sempre più apertamente, sempre più a volto scoperto. Parla con i giornalisti che vanno a trovarla e racconta apertamente la storia del figlio per rendergli onore e giustizia e vendicarne la memoria. Peppino, sangue pazzo, ma era uno di noi. No. Non era uno di voi. E io vendette non ne voglio. A una sola, invece. E compagne. Dall'altra, la frase è non solo l'alibi per i fallimenti o gli insuccessi di chi ha preferito o ha dovuto rimanere in Sicilia, ma nello stesso tempo la conferma che il senso di sé di ogni siciliano
e tale da non permettere a nessun altro di primeggiare. E allora, partire o restare? È questo il dilemma. I siciliani si dividono in due grandi categorie. Di si allontanano dalla Sicilia, il secondo giorno cominciano ad avere delle crisi di astinenza, gli mancano tutta una serie di cose, e il terzo giorno devono assolutamente tornare. Di mare aperto sono quelli che fanno della loro siciliitudine una specie di patrimonio personale e lo utilizzano per vivere una vita diversa. In Sicilia ci tornano perché sta nel loro cuore, ma comunque scelgono di proiettarsi su un altro orizzonte. Terra e mare, e che dalla Sicilia partivano verso porti lontani, contribuendo a mischiare culture e civiltà. Allo zolfo e al sale, Savatteri dedica un intero capitolo del suo libro, intrecciando economia e storia, cultura e tradizioni. Il sale nutre, lo zolfo brucia. Gialli i pani di zolfo accatastati agli ingressi delle miniere, sulle banchine dei porti. Bianche le montagne di sale negli stagnoni di Trapani e Marsala, all'imbocco delle cave di Petralia, Realmonte, Monte d'Oro, Racalmuto. Il sale, lo zolfo. Sostanze primarie e arcane. Nel sale, il sapore dell'intelligenza. Nello zolfo, la scintilla dell'intuito. Pirandello e Berga hanno raccontato la... Crediamo, dice Vincenzo Consolo, che nessuno in Sicilia sia più dignitoso, più orgoglioso, più costante, più pensoso e pensante, più lucido dell'uomo dei paesi dello zolfo. È come se quell'uomo, spogliato d'ogni illusione, avesse visto una volta per tutte la cruda verità della vita, e questa accettasse e da essa si difendesse solo con l'intelligenza e con l'amara ironia. Ma il mondo siciliano è anche sapido di sale. Si da rendere ghiotta, sottolinea Gesualdo Bufalino, se fosse attendibile, l'opinabile etimologia secondo la quale insula sarebbe termine nato dall'essere le isole cinte da ogni parte, dal sale e da esso nutrite. In realtà, dovunque ci si volga in Sicilia, il sale appare una forza, una condizione, un destino, tanto che lo scrittore di Comiso giunge a sovrapporre alla sicilitudine una sorta di salitudine, nel senso di un comune nostro sentire, che consiste in una mistura di sofistici e agri umori. In Belgio e altrove, per continuare a fare lontano dalla Sicilia quel che avevano sempre fatto. Restarono aperte le miniere di San Gemma, gli impianti che producevano sali alimentari e industriali, cattedrali di pietra bianca sottoterra e condizioni forse leggermente migliori per i lavoratori, ma sempre mestiere ingrato, di rocciosa fatica. Altro sale veniva dalle saline, dalle grandi vasche d'acqua marina sotto l'occhio del sole, nella lingua di terra fra Trapani e Marsala, dove gesti antichi e lenti si ripetono ancora immutabili al ritmo delle pale dei mulini a vento. A conclusione di questo rapido percorso, attraverso i vari modi di essere siciliani, possiamo affermare di sistemare i tasselli del mosaico secondo il disegno dettato dalla luce e dall'umore. Ma alla fine, rimescolando il mazzo, distribuite le carte, ne viene fuori sempre la Sicilia, declinata al plurale, sfuggente al paradigma. Grazie a tutti, grazie di questi giorni a Montreal, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, grazie a tutti quelli che ci hanno accolto, abbracciato, sfamato e grazie per dire, al Comune di Santa Lucia del Mela.
lo faccio breve con i ringraziamenti, se no poi mi emoziono. Andiamo sulla Sicilia. La Sicilia, c'è una, l'ultima frase di un libro bellissimo che è Il giorno della civetta, racconta del capitano Bellodi, capitano dei carabinieri non siciliano, che viene allontanato, dalla Sicilia, si allontana dalla Sicilia dopo che le sue indagini sono andate male, e andandosene via dice: non ci tornerò mai più. Però poi, mentre lì nelle nebbie del nord Italia, in una città come Parma, molto civile, lontanissima dal paesaggio che si è lasciato alle spalle, il capitano Bellodi, che non è siciliano, dice: io sulla Sicilia continuerò sempre a rompermi la testa. E noi tutti, siciliani di scoglio o di mare, siciliani che siamo lontani, o siciliani che ci viviamo, che ci torniamo, siciliani che non ci vogliamo tornare, perché ci sono anche siciliani che non ci vogliono tornare, o quando ci tornano dicono: meno male che ci sto poco. Tutti questi comunque ci rompiamo la testa sugli angoli di quest'isola. Ognuno sul suo angolo, perché dice: ma perché? Perché me ne sono andato? Perché ci torno? Perché parlo questa lingua? Perché ho questa nostalgia, questo dolore, questa rabbia, tutte le cose che la Sicilia suscita. C'era un poeta che diceva: né con te né senza di te io posso vivere. E della Sicilia possiamo dire questo: né con la Sicilia né senza la Sicilia. Specialmente chi è andato via non può vivere con la Sicilia, ma non può vivere nemmeno senza la Sicilia. Ed è un problema naturalmente, e io non voglio fare nessun paragone che riguarda l'Italia nel suo complesso, ma che sulla Sicilia e su alcune regioni particolari dell'Italia, specialmente credo del sud dell'Italia, è particolarmente urgente questa difficoltà perfino di memoria, di ricordo a volte. Mio figlio l'ha studiata, la regione più grande d'Italia, l'isola più grande del Mediterraneo, dove c'è la provincia più alta d'Italia, il capoluogo della provincia più alta d'Italia, l'Etna, il vulcano più alto d'Europa, l'Etna. Toccate, non mi sto a fare ragione, questa è la Sicilia. Ma non è così, perché dentro la Sicilia o fuori dalla Sicilia c'è ad esempio la Sicilia di Pirandello, di Sciascia, di Berga, di Brancati, c'è la Sicilia del cinema, di Tornatore, di Scimeca, dei registi italo-americani che hanno raccontato la Sicilia, la Sicilia di Marco Giulio Giordano, che ha fatto la Sicilia di Pietro Germi, la Sicilia di Sedotta Abbandonata, la Sicilia di bellissimi film del passato e del presente, sia quella quando poi torniamo. Molti di quelli che sono andati via da molti anni hanno un ricordo della Sicilia, tornano e devono fare combaciare la memoria con quello che trovano. Le cose sono diverse, peggiori, migliori, è difficile dire, ma sono diverse. Quindi questa Sicilia è tante Sicilie. Tante Sicilie complesse, appunto un'isola veramente plurale. Possiamo dire, come diceva sempre un poeta, ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Cerchiamo di dire che cosa non sono, che cosa non è la Sicilia. Io non sono riuscito, ho scritto una Sicilia che te la racconto e vale per tutti. Perché la Sicilia dell'est, la Sicilia dell'ovest, la Sicilia messinese, la Sicilia del sale, dello zolfo, della costa e dell'interno, la Sicilia dei piccoli paesi, la Sicilia delle città. E allora l'editore mi disse: ma facciamo un bel libro sulla Sicilia intitolato I Palermitani. Ho detto: io non te lo posso fare un libro palermitani. Dico: perché? Perché non lo comprano manco a Bagheria, che sta a 10 km. È come se dire: un libro intitolato messinesi lo posso vendere a Santa Lucia del Mela. No, perché dice che sono messinesi, io sono di Santa Lucia del Mela, non sono messino. Però tutti ci riconosciamo in questo triangolo. Allora dico: chiamiamolo i siciliani e tentiamo di raccontare la Sicilia non attraverso dei concetti astratti, attraverso le storie dei suoi uomini e delle sue donne. Perché poi la storia di un popolo è fatta dei singoli,
degli uomini, delle donne che hanno sofferto, che hanno gioito, di tutti noi, di chi è andato via, di chi è rimasto, di chi torna, di chi va. Questa è la storia di un popolo. Quando mi dicono come sono fatti i siciliani, anche questo non sono capace, perché molti dicono i siciliani sono fatti così, generosi. Una volta, molti anni fa, c'era un signore nel mio paese che si diceva aveva la malaluna, lo spiego per i non siciliani, diciamo, era affetto da licantropia, questa era la leggenda, e che ogni notte, in queste nottate in cui era più nervoso del solito, si sedeva in uno scalino in piazza. Naturalmente una notte, una di queste notte d'estate, mentre lui seduto su questo scalino, in questo paese completamente deserto, alle 2 di notte, passò una macchina, un forestiere, sa dove veniva, poteva venire anche dal paese vicino, ma era forestiere comunque, non era di quel paese. E disse, buon uomo, sono arrivato adesso, devo andare a casa del... Cioè, che ne so, quello andava lì, poi gli sparava, io devo assumere la responsabilità. Io per non sapere né leggere né scrivere, non ho detto niente. Quindi la famosa ospitalità siciliana è ospitale quando noi conosciamo l'ospite, ma se non lo conosciamo intanto... Ora, sto facendo qualche battuta per dire che i luoghi comuni, dire l'ospitalità, la generosità, l'amicizia, la non amicizia, sono dei luoghi comuni. E sono dei luoghi comuni che partono, secondo me, dal presupposto cosiddetto antropologico, che i siciliani siano così perché sono una razza così, perché sono un'etnia così. Io a questo non ci credo. Credo invece che i siciliani siamo così perché abbiamo una storia, il nostro passato, le nostre diffidenze, anche piena di diseguaglianze, di cose ingiuste, di ingiustizia, dove c'è una grande sete di giustizia. Quando noi parliamo, voglio dire, di Falcone, di Impastato e di tutti questi, parliamo di una terra dove c'è la mafia, ma c'è anche una grandissima sete di giustizia, perché dove c'è la mafia c'è l'antimafia, e dove c'è l'ingiustizia la gente desidera la giustizia. E tanta gente ha desiderato la giustizia e tanta gente si è aperto senza nulla togliere a quelli di scuola. I siciliani che restano in Sicilia, diciamo, hanno un problema. Ora ve lo spiego qua. Il problema dei siciliani che restano in Sicilia è che si sentono esperti, furbi, intelligenti. Quando diciamo la frase unesce e renesce, il siciliano dice tu che al paese eri uno stupido, hai fatto fortuna, ma se c'ero io e se restavi qua non ti facevo fare niente. Questa è la frase unesce e renesce. Il fondo di questa frase significa questo. Perché? Perché qua siamo tutti troppo esperti, tutti troppo furbi, tutti troppo intelligenti. Questo principio della furbizia, dell'essere troppo intelligenti, del principio, ha fatto sì ad esempio che in una terra piena di gente intelligente, obiettivamente, furba, obiettivamente, capace di vivere e sopravvivere, obiettivamente, non si sa perché ad esempio manca una cosa che c'è in tutti i siciliani che vanno fuori, lo spirito imprenditoriale. Com'è possibile che in Sicilia, ma lo stesso vale per me dal comune, vediamo. Se no, io il negozio non lo apro. Poi, e com'è possibile che quegli stessi siciliani che sono andati a Monza, a New York, in Australia, a Toronto, in tutto il mondo, sono diventati alcuni dei migliori imprenditori? Allora, dico io, siciliani sono quelli e siciliani sono quelli. Quindi non c'è una natura che dice, sai, il siciliano non vuole lavorare, il siciliano non ha spirito di impresa. Allora sono sì le condizioni storiche, ambientali, politiche, c'è il dottor da fare alla regione ma non è chiamato in causa come, diciamo, ma politiche sicuramente complessive, non di oggi ma di 50 e più anni. Allora, la dimostrazione di quello che fanno ad esempio i siciliani fuori dalla Sicilia dimostra che non è vero che i siciliani sono fatti in quel modo, come ci descrivono e come gli stessi siciliani amano descrivere. Sì, ricordatevi che c'è uno che dice bisogna che tutto cambi perché nulla cambi, cambiare tutto per non cambiare niente. Io questa frase me la sento dire da anni, da quando sono ragazzo, dice
È inutile che ti impegni, è inutile che fai le cose. Tanto le cose, cambia tutto perché non cambia nulla. Ebbene, questo è l'alibi di chi non vuole cambiare niente. Non è vero che le cose stanno così. Perché voi stessi, tutti quelli che sono tornati dopo 10, 15, 20 anni in Sicilia, hanno visto che le cose sono molto cambiate. Magari in peggio, ma sono cambiate. O qualcosa è cambiato. Quindi non è vero che tutto cambia perché non cambia. È la dimostrazione di questo appunto che chi vuole può cambiare. Ma non lo faccio perché sono qua al mondo, l'ho sempre creduto, ma diciamo questo viaggio me l'ha confermato. È la dimostrazione di quello che sanno fare i siciliani e gli italiani fuori dall'Italia, fuori dai loro paesi. Cose eccezionali. A conferma che non è vero, né che tutte le cose cambiano perché nulla cambia, ma ha smentito anche di un altro detto, vecchio detto siciliano, che è il simbolo della rassegnazione: il mondo è stato e il mondo è. Così sono sempre andate le cose. Tutti quelli che se ne sono andati perché non volevano che il mondo fosse come gli avevano i loro nonni, come i loro bisnonni, come i loro tesori, per cui come era 100 anni fa, che si era il figlio del contadino, che doveva stare al principe, al barone, o oggi al politico di tutto. Allora questa dimostrazione dimostra esattamente questo, che i siciliani non sono così perché ce l'hanno nel sangue. I siciliani sono così perché sono figli della propria storia. Ma siccome ciascuno, sia come individuo, sia come popolo, costruisce e trasforma la propria storia, nel tempo, con i sacrifici, con le lotte, con le sconfitte, perché anche le sconfitte fanno parte, le sconfitte sia individuali di ciascuno, i rimorsi, i rammarichi, le cose, i rimpianti, le cose che volevamo fare e che non abbiamo fatto, sia come individuo che come popolo, io credo che da questo punto di vista la storia dei siciliani si continua a scrivere e che questo libro, che magari è un po' un gioco strano, i siciliani come sono diversi l'uno dall'altro e come non si possano mettere tutti in una categoria, per cui non si può dire che tutti i siciliani sono mafiosi, ma non si può dire nemmeno che sono tutti antimafiosi, non si può dire che sono tutti ladri, non si può dire che sono tutti sbie, quali, così come non si può dire che sono tutti ignoranti, e così via. Anche questa è un'obietà, però un'obietà che sulla Sicilia va ripetuta, e che l'ha detto in uno dei belli interventi delle ragazze che hanno fatto. La domanda è sempre quella che diceva Sciascia: come si può essere siciliani? Quando tu dici in qualche modo siciliano, le reazioni non sono mai, vabbè, siciliano ti guardano con sospetto, con pregiudizio, con interesse, con curiosità. Ci sono, la Sicilia sembra un luogo un po' esotico, ma anche in Italia, non solo fuori dall'Italia. La Sicilia sembra un luogo un po' esotico, un po' pericoloso, come se fosse la giungla ai tempi all'inizio, dove andavano gli esploratori all'inizio del Novecento. Cioè, viene alla Sicilia, come diciamo così, il lusso di essere siciliani è questo. C'è un lusso nell'essere siciliani che si paga per il resto della nostra vita. Vorrei, non so se poi, naturalmente se c'è qualcuno che vuole intervenire, io sono ben disposto a fare una chiacchiera con voi e scambiare, perché magari ho detto un sacco di fesserie, quindi non dico questo naturalmente non sentito. Però forse vorrei, vediamo se ci riesco. Volevo leggervi, ma pochissime perché non vi annoio, volevo raccontarvi un po' la storia di cosa significa essere siciliani, però cerchi tu quello di Antonino Sciascia, non mi ricordo la pagina. Vi racconto una storia che racconto io sulla fatalità, perché noi poi in Sicilia c'è la fatalità, sono le fatalità. Io racconto questa cosa, che però per leggervi l'inizio. Allora, la prima disgrazia dell'uomo è nascere in un paese. L'affermazione veniva ripetuta spesso da un tizio, nato e cresciuto in un paese, che faceva discendere da questa molte altre disgrazie.
la marginalità, il provincialismo, l'emigrazione, la nostalgia, il ritorno, la delusione. Disgrazie di gente di paese, quando questi paesi sono a sud e quando questo sud è estremo e i suoi confini stretti nello spazio, in isola. Nel 1839 la disgrazia di nascere in un paese, forse può essere che il sole ha delle proprietà curative, insomma tanto si mette, comincia a leggere vecchi testi, greci addirittura, e si accorge che già gli antichi attribuivano al sole delle proprietà curative, soprattutto per alcune cose della pelle. Insomma, lasciamo Antonino Sciascia mentre comincia a fare questi suoi studi. In alcune isole della isole Foroya, dette anche isole delle Pecore, insomma un posto al nord, quasi al polo nord, nasce un tale Finzen. Questo Finzen è un ragazzo malaticcio, vive in queste isole dove ci sono 9 mesi. Sicuramente il signor Finzen che esiste cani cattivi, perché uno di sta a Copenaghen, non può mai immaginare che esista Canichetti. Non lo sa, anzi non gli interessa niente. In un punto particolare della pelle, e si è accorto che scomponendo la scheraggio del sole con un sistema che non vi saprei dire, ecco, per questa scarpa ce l'aveva già. Io parlo, non è pacco. Non eravamo messi d'accordo, però non ce l'avevamo messa. Con questo strumento, riesce a curare delle malattie, delle dermatiti, delle malattie delle pelli, anche la carroma presenta questa sua invenzione. Applausi, addirittura esce un articolo su un giornale che dice che è arrivata una scoperta di un medico di Canicattì che è una cosa eccezionale. È possibile, dicono le male lingue, che seduto in questo congresso di medici dove Antonino Sciascia presentò ci fosse anche Finzen, dicono, ma noi non abbiamo la certezza, però può formare lingue lì. Forse ha sentito in questo congresso, che forse per i fatti suoi sta lavorando sulla stessa idea, si mette, scrive un libro dove documenta con le foto tutte le sue scoperte, quello che ha fatto, quello che ha fatto, che lui ha iniziato prima di Finzen, eccetera, eccetera. Riesce a stamparlo, ma mentre va in stampa gli accade, leggono la carta geografica si ferma a Milano, giù non c'è. Decidono di assegnare il Nobel per la medicina a chi? A Finzen, per la ricerca della fototerapia. Antonino Sciascia, noi non lo sappiamo che cosa, come è stato, poveraccio, perché lui lo sapeva che l'aveva inventato prima. Ma lui che poteva fare? Era andata a osservazione, ecco, prego. E passo il Francesco, aiutiamo la sua, ci prendi sulle spalle. Guardate, questo giovane l'ho portato all'Italia perché mi aiuta a collaborare. Alla signora. La mia non è una domanda, è una riflessione che fa seguito a quello che lei viene, che lei ha detto poco fa, cioè quando si è siciliani si deve dimostrare, si deve dire quello che si sa fare, altrimenti dire che si è siciliani già è come una connotazione, già dice. Però io mi chiedo l'attitudine dei siciliani verso, perché è una scala sociale. E questo si verifica pure all'estero, cioè prima quando i siciliani sono arrivati qui o in altri paesi erano gli ultimi della scala sociale, dovevano dimostrare. Poi in seguito c'è stata altra emigrazione, allora il siciliano ora domanda agli altri di dimostrare che cosa sono e come sono, e questo non solo all'estero ma anche con la nuova emigrazione in Sicilia. E questo in un certo senso ci dovrebbe fare riflettere, perché per esempio noi chiediamo spiegazioni a qualcuno che viene dal Senegal, a qualche arabo, a tutto meglio degli altri, perché l'abbiamo vissuto.
E mi ricordo in un tempo passato i siciliani in Francia, io ho visto in televisione perché sono vissuta pure a Bruxelles, cioè una famiglia di siciliani numerosa che usciva la domenica pomeriggio, che avevano comprato da poco una macchinetta per passeggio, allora i vicini guardavano dalla finestra per dire guarda guarda i macaroni stanno uscendo, insomma queste erano delle frasi, macaroni escono, cioè erano... Oggi non è più così, però la stessa cosa non viene più dai francesi verso i siciliani, ma dai siciliani verso la nuova emigrazione. Che denota questo gusto dell'autodenigrazione? I siciliani si sono comportati con estrema generosità sull'isola. Io personalmente potrei dare decine di esempi, essendo andato diverse volte in Italia, che confermano che l'italiano non è quel razzista che noi godiamo nell'autodefinirci, anzi è esattamente il contrario. In Italia io ho visto, nei film pubblicitari, ci sono delle rumene, gente che ha un accento. Io qui non ho mai visto un italiano in un film che non fosse una caricatura. In Italia, a parlare con accento straniero, si guadagna qualcosa, qualche credito. Quindi questo è tipico, questa autodenigrazione, sempre dire, prima eravamo, Gian Antonio Stella è un maestro di questa autodenigrazione, la verità è tutt'altra, qui ci hanno criticato per l'olio d'oliva, per la cicorietta selvatica, adesso noi non possiamo manco criticare chi va in Italia attratto dal permissivismo ad oltranza e fa quello che vuole, bisogna dire quello che è. Io non ho visto per niente in Italia questo razzismo che tutti denunciano, questo gusto, torno a ripetere, l'autodenigrazione è un tratto caratteristico dell'identità italiana, non togliete agli italiani il gusto di dire siamo i peggiori. Questa è la verità, ma io quando... Io non volevo dire quello che sta dicendo lei. No, e questo ho capito, questo gusto... Ma siamo, dimostriamo un'estrema tolleranza. Guardi, io non... è naturalmente un discorso molto complicato. Naturalmente in tutte le scale degli emigrati c'è chi arriva ultimo, che ha sempre, come fa sempre, una fatica. E spesso l'esperienza di chi... è come in caserma. In caserma chi faceva il nonno rispetto alla regola non è che era passato anche lui, anzi più ne aveva subite, spesso più ne faceva subire, era minore il grado di comprensione. Ora, spesso per chi ha sofferto molto, dire, il fatto di far pesare un raggiunto status, diciamo, questo è individualmente parlando, io non lo approvo, ne capisco la dinamica, rispetto diciamo all'autodenigrazione e al razzismo. Dico, io non credo nemmeno che l'Italia sia un paese razzismo, credo che ci siano episodi e ci siano sacche di razzismo e ci siano anche ambienti dove inevitabilmente crescono il razzismo. Rispetto alla Sicilia in particolare, visto che della Sicilia parliamo, credo che sia una delle regioni a meno tasso di razzismo d'Italia, forse proprio per la coscienza che ciascuno ha, un parente, un familiare che immagina cosa abbia passato. Quanto poi ha fatto, voglio dire, che l'emigrazione, io questa è la mia opinione, l'emigrazione non porta di per sé criminalità, e questo vale per i tunisini che arrivano in Sicilia e per i siciliani che arrivano a Monza. Dentro i grandi flussi di emigrazione ci sono anche dei flussi criminali che attecchiscono là dove ci sono condizioni legislative, di opportunità economiche, di voti di repressione, dove possono andare. Se vediamo ad esempio l'emigrazione italiana, non dove sono andati, vogliamo parlare anche dei siciliani, non in tutti i posti dove sono andati i siciliani ci sono realtà criminali, in alcuni posti sì, in alcuni posti no. Ma questo vuol dire... Thank you.
congratulo con lei, c'è una faccia simpatica, mi ricordo Danilo Dolci. E le voglio dire una, fare una domanda e una riflessione. Lei ha parlato di scaffali di follia, ci sono molte follie in Sicilia, io non le conosco, voglio utilizzare come termini estremi, principe di Palagonia, la sua energia dissimulata, va a parte con il fragliero della mattina, da morte di Pisito. L'uno si nasconde dietro i mostri, l'altro questi mostri li uccide. Lei conoscerà altre follie che io non conosco, per me sono gli estremi. Ma voglio anche aggiungere che forse, senza senso storicista, in Sicilia la normalità è follia. Lei lo ha chiarito molto bene con Libero Grassi e con Peppino Impastato, perché quello che significa essere normali altrove non è normalità in Sicilia, significa essere eroi. Ora, e a me non piacciono gli eroi, piace la gente normale, in un ambiente normale, dove le obiezioni del Libero Grassi allo sfruttamento della mafia o di Peppino Impastato alla condizione di antipolitica della mafia dovrebbero essere nuove. Quindi, il coraggio non tutti se lo possono fare, perché la normalità in Sicilia deve essere coraggioso. Perché essere onesti in Sicilia spesso significa essere fessi? Perché in Sicilia avere un amico nel posto giusto è meglio che avere un diritto? Dici, ma questo è un tuo diritto? Perché dice, lascia perdere il diritto, io c'ho l'amico. Perché in Sicilia questo mondo purtroppo di furbi e di esperti, dove naturalmente la classe politica ha una responsabilità, ma è una classe politica che per decenni è stata eletta dai suoi elettori liberamente, con tutti i condizionamenti e così via, ma è stata sicuramente eletta. Una classe dirigente, ancora più che una classe politica. Una classe dirigente c'è l'impresa, c'è il giornalismo, insomma, cose di fare. Perché? Io credo che questa classe, ci sia stata una classe dirigente che abbia, quindi, sia cresciuta sui bisogni, sfruttando i bisogni. Cioè, io vengo da una città, appunto dalla provincia di Agrigento, Agrigento è ancora una città dove da questo periodo in poi l'acqua nelle case arriva a 2 ore ogni 7 giorni. In qualunque posto del mondo uno immagina ci sarebbe la rivoluzione, se mai arriva a casa l'acqua per 2-3 ore ogni 7 giorni. Ah, di Agrigento ognuno si addubba come può, se la fa come può. Chi conosce l'assessore gli dice nel mio quartiere per fare vale 2 ore di più, oppure siccome ho la villetta, oppure scavo il pozzo abusivo, oppure mi attacco direttamente all'acquedotto. Il mondo dei furbi fa sì che tutti siamo, grazie ai bisogni complessivi, ricaviamo un pezzettino di privilegio, caro. E devo chiedere al mio amico Angelo, che mi trovo un posto di qua, Angelo, perché qua davanti, che mi trovo un posto in ospedale, per una persona che ha bisogno, un familiare, me stesso, un parente, quindi è una cosa importante. Quando io ottengo quel posto in quell'ospedale, in quel momento sono un privilegiato, perché non ho fatto la fila. A me al telefono mi hanno detto devi aspettare un mese, e in 2 giorni ce l'ho fatto. Questo privilegio con che cosa lo pago però? Che tutto il resto dell'anno io devo essere un suddito, perché tutte le volte che ci sarà uno che mi costruisce la casa davanti alla mia villetta devo stare muto, perché anche lui ha trovato un amico per ottenere quel privilegio. E il privilegio tocca a tutti, è la sudditanza, dove quindi siamo, quindi per questo non si fanno le rivoluzioni, per questo la normalità diventa eresia e diventa coraggio di chi dice è un mio diritto, mi tocca, mi spetta, sono un cittadino. Io credo che piano piano in Sicilia, anche tra le giovani generazioni, questa consapevolezza che si è cittadini e non di serie B, che quello che si sente un cittadino di serie A poi il domani diventa di serie B, ma che si è cittadini e basta, senza di prima classe, di seconda classe, si è cittadini, quindi le cose si devono ottenere. Questo credo che sia una cosa, piano piano, ci vogliono
recenti. Ci sono stati 200 anni e passa di barboni, 100 anni e passa di, come dire, dominazioni varie, di, come dire, che qualcuno chiama colonialismo nordico. Ci vogliono anni. Così deve giustificare la visione antistorica del principe di Salina, del suo discorso a Chevalet. No, ma io parto dal presupposto che quel libro lo amo. Io lo sai che cosa non amo? Io non amo il gatto, io amo il gatto, io amo tutti quelli, i gattopardiani, quelli che mi usano il gattopardo, esatto, per dire è inutile che fai la battaglia, tanto le cose restano sempre come sono. Ecco, questo non va bene. I gattopardi, diciamo così, di guardiata li chiamo io. Quelli che del gattopardo hanno letto solo quella frase. E adesso ci sarà un caffè offerto dall'Associazione Messinese di Montreal e dall'Istituto di Cultura che fornisce la cultura. Quindi pregherei di accomodarvi intorno a questo caffè. Grazie. Già ho finito le schede per il lavoro.